In uno dei tuoi video tu parli dell'importanza del tuo nickname, del fatto che comunque... No. Sì, l'ho guardato con molta attenzione perché parli comunque di questo discorso legato alla coerenza, di portare, di scegliere un nome che poi ti avrebbe accompagnato nel sì, tempo. È vero. E della scelta appunto che hai preso e che hai detto ok, questo mi accompagnerà per il prossimo. È vero. E quindi nella mia testa mi sono chiesta delle cose che stai facendo adesso e di come stai lavorando adesso. Sì. Qual è la cosa che vorresti mantenere con la stessa coerenza e con la stessa attenzione da qui ai prossimi 10 anni? Così come ti è rimasto il nome. Ma anche ai prossimi 20. Anche se tu fai l'esempio dei 10. Sì, sì, ma... Quindi mi sono tenuta più stretta. È una cosa che devo e desidero mantenere in maniera sempiterna è... appunto coerenza, onestà intellettuale, fare un buon servizio e essere ritenuto onesto in quello che faccio, che per me è fondamentale. Quindi schiettezza quando serve e dare una capacità di contenuto che sia colonna per chi si interessa all'argomento. Se potessi salvare solamente 3 videogame, salvare da un'apocalisse e portarti solo quelli per continuare a giocare a usare solo quelli, quali sarebbero? Stai parlando di gusto personale o di storia del videogioco? Io sto parlando di gusto personale, però ci metti dentro insomma quello che pensi che sia per te la cosa che potrebbe accompagnarti, vedi? D'accordo, quindi sarebbe Final Fantasy 9, Super Mario Galaxy, e il terzo dovrebbe essere qualcosa di completamente diverso. Probabilmente pescherei tra un gioco arcade di guida, perché sono infantilmente molto appassionato al riguardo, quindi perdere l'intero sistema dell'industria e al 100% di genere mi dispiacerebbe. Invece questa è l'ultima domanda, okay, legata un po' più a Cosenza, che magari se questa è la tua prima fiera calabrese, se non erro, e in generale cosa pensi di queste fiere pop e nerd in posti come questo, nel senso alla fine la Calabria si sta avvicendando gradualmente ad una serie di... Ma sono semi da far germogliare. Cioè è un'espansione che è fondamentale, alla fine è colore, è passione, se fate bene le cose è un tipo di energia che va coltivata, alimentata quanto più possibile, quindi figo.